Come cazzo inizio? Oggi è esattamente un anno che mi sono rotto il crociato. Lo scorso Halloween, in seguito a una caduta con lo skate, mi sono rotto il crociato. Che poi in realtà non era molto una caduta, perché io alla fine sono atterrata in piedi e mi è andato in dentro il ginocchio. Però vabbè. Ho dovuto subire un'operazione di ricostruzione del legamento. Inizialmente, se avete visto anche gli altri video sul legamento, volevo fare 3 video nel giro di 6 mesi, quindi un video a distanza di 2 mesi dall'altro. Solo che mi sono resa conto che l'ultimo video 2 mesi non bastavano, perché lo volevo incentrare sul fatto del mio ritorno sullo skate e fino a quando non riprendevo tutti i trick, ma ovviamente 1/2 mesi da quando mi avevano dato l'ok per poter fare i trick non sono bastati, quindi ho preferito aspettare fino a quando bene o male non ero tornata a skateare come prima. E quindi siamo a un anno dopo. Questo percorso è stato alla fine veramente estenuante. Nel senso, è un percorso che ti mette veramente alla prova sia fisicamente sia soprattutto psicologicamente. Innanzitutto c'è tutta la parte di riabilitazione per poter tornare a piegare il ginocchio, che fa un bel po' male. Poi dopo tutta la parte in palestra per tornare a mettere su la massa muscolare. Quindi il tornare a camminare senza stampelle, poi biciclette, per poi tornare a fare gli esercizi con i pesi, quindi pressa, leg extension, poi fare tutti gli esercizi a corpo libero e tutta la parte di salti e così via. Poi io ho fatto anche riabilitazione in acqua e per tornare a nuotare, che in acqua, almeno quando vai a fare gli esercizi, non hai il peso corporeo. Dal terzo o quarto mese circa ho iniziato già a darmi le mie prime spinte sullo skate e dal quinto mese mi hanno dato l'ok per poter tornare a skateare, tornare a fare i trick. Quindi ho rifatto il mio primo ollie e poi pian pianino sono messa lì e ho iniziato a fare tutti i trick che sapevo fare prima. Lo shove it, il flip. Il mio primo flip è stato orrendo, tipo la tavola rimbalzata per terra. Però vabbè, la sensazione è stata veramente strafiga. Come aver chiuso di nuovo il mio primo flip. Poi ho iniziato a fare i trick sul muretto. Alla fine faceva paura, perché la paura c'è. All'inizio non te lo senti come il tuo ginocchio di prima. Sentivi che comunque sia c'era una grande differenza e poi non te lo sentivi ancora forte. Col fatto che erano tutti movimenti nuovi, te lo sentivi, non dico instabile, ma quasi. Quindi il lato psicologico faceva, cioè, è stato veramente duro superarlo. È stato veramente dura affrontarlo, cercare di farmi passare quella paura che avevo. Infatti, a fare tutti i trick ci andavo molto per gradi. Secondo me, la cosa che mi ha aiutato un sacco a sbloccarmi è stato andare a fare la gara a Roma a luglio, che lì ho rivisto tutte le mie amiche con cui gareggio così, e secondo me mi ha fatto fare quello scattino nel cervello, che mi ha fatto dire: ok, sono tornata, riesco a skateare, perché alla fine anche il parco, vabbè, non ho fatto chissà che, però almeno riuscivo a skateare, che era già un traguardo enorme, visto che a luglio erano passati, no, non era neanche luglio, era tipo fine giugno, 6 mesi e mezzo, tipo una roba del genere. Sinceramente non ci avrei molto sperato di essere pronta per quella gara. E secondo me mi ha fatto fare quello scattino che mi ha detto: ok, è una cosa fattibile, ce la posso fare, riesco a tornare come prima. E dopo pian pianino ho iniziato a riportare i trick su strutture più grandi, tipo rene in discesa, queste cose qua. E
Poi anche a dare della velocità. All'inizio, col fatto che avevo il timore, andavo molto piano, quindi pian pianino dovevo acquistare un po' velocità, il flow. Poi ovviamente i miei amici mi hanno dato un sacco una mano che mi spronavano e tutto. E adesso mi sento di essere tornata come prima e anzi, forse anche mentalmente quasi più forte perché, cioè, è brutto da dire, però c'è stato un momento che quando, è stato un momento quando avevo fatto la risonanza per vedere se era da operare oppure no, che mi ricordo che ero in macchina e lì ho veramente pensato, cioè, che se fosse stato da operare sarebbe praticamente finito, cioè non sarei mai più riuscita a tornare a skateare come prima, perché dicevo, cavolo, un'operazione al ginocchio, il ginocchio è quello che ti sostiene praticamente tutto, dopo come faccio a tornare a skateare? E poi avevo anche un po' letto, però si vede che erano articoli vecchi, che cioè il crociato è veramente veramente difficile tornare a fare, diciamo, sport a livello agonistico. Invece adesso con le tecniche che ci sono adesso è molto più facile. Infatti dopo il professore mi aveva rassicurato. Però sì, lì per lì nella mia testa era stata una bella batosta perché comunque sia io skate da quando ho 6 anni e prima andavo anche con lo snow. Che avevo iniziato tipo 4 anni, quindi ho passato tutta la mia vita su una tavola e boom, di punto in bianco mi sembrava quasi che dovessi smettere. Lì veramente ti fa capire quanto magari una passione, una cosa che ami, ti può essere tolta così nel giro di pochissimo. Quindi secondo me quello lì mi ha fatto anche un po' riflettere, aprire un po' gli occhi e darmi magari quella spinta in più che magari ciò adesso che magari prima non avevo. Non so mai come finire i video di YouTube io. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto esperienze simili, come le avete affrontate. E poi magari se avete anche boh, qualche idea per i prossimi video, perché ho visto tipo che il video di Imola, quello sullo skatepark di Imola è anche piaciuto abbastanza, quindi pensavo magari di riproporre un formato simile, magari andando in giro per qualche skatepark qua, non so, provare a fare gli skatepark della provincia di Bologna, di Ferrara, queste cose qua. Ditemi se è una cosa che potrebbe piacere. E iscrivetevi al canale e poi noi ci vediamo nel prossimo video.